Buonasera a tutti, grazie di essere collegati qui questa sera con il 22esimo Virtual Meetup di Innoviamo la Finanza con Passione. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che è fuori dal nostro mondo normale, però ci darà, Perimetro. dal nostro perimetro, ma ci darà un'energia che ci servirà per tutto l'inverno per affrontare questi mesi difficili che abbiamo davanti. Quindi direi, Gabriele, di fare subito gli onori di casa e presentare come si deve Maurizia e dopo facciamo il sondaggio. Vai. Ah, ok. Allora, buonasera a tutti. Io c'ho il sonoro, sì. Sì, ci Sente? Non sentiamo. sente? Buonasera anche a Maurizia, che ho già disturbato prima perché Daniele era molto preoccupato per la prima pagina della Gazzetta, perché tu abbia un'idea, era lui che mi ha messo le ansie. Però, ecco. Ma per me va bene tutto, poi scopriremo tutti, nessuna ansia, nessun problema. No, no, lui me l'ha fatta venire lui. No. Allora, buonasera a tutti anche i nostri ospiti che vedo che stanno arrivando. Vi faccio un brevissimo curriculum di Maurizia per chi non la conoscesse ancora. Chiaramente lo leggo perché è talmente enorme che ricordarsela a memoria sarebbe stato un problema. Per quasi 20 anni Maurizia è stato il volto e il riferimento della pallavolo italiana, femminile ovviamente. 228 presenze in nazionale, ha esordito nel 91. Ha vinto un argento e un bronzo europeo, ma nella sua attività nei club ha fatto strage, come si può dire. Nel suo palmarès ci sono 4 scudetti in Italia, 96, 97, 98 e 2002, con la squadra di Bergamo, un titolo in Spagna con Tenerife, che nessuno magari avrebbe accreditato di quella possibilità nel 2004, poi 4 Coppa Italia. Una Coppa del Re di Spagna, 3 Supercoppe italiane, 3 Champions League, eccetera. Poi, se Daniele mi fa condividere lo schermo. Sì, puoi farlo, credo. Ok, grazie. Ci siamo? Ce l'avete? Sì, vediamo. Ok. In realtà, poi succede che nel 1998 Maurizio si guadagna la prima pagina della Gazzetta dello Sport perché? Perché ai mondiali di Osaka la nostra ospite diventa di fatto una tra le migliori giocatrici del mondiale. È stata giudicata la migliore alzatrice del torneo, in maniera anche per lei, per come lo scrive nel suo libro. In attesa. L'Italia, come vedete nella prima pagina della Gazzetta, da buoni latini e da buoni italioti, declinano questo prestigioso premio in maniera tutta italiana, voglio dire. Come vi ho detto prima, Daniele era un po' scettico quando io ho trovato fuori questa prima pagina della Gazzetta, ma Maurizia che se ne frega di questi stupidaggini. Ovviamente l'ha approvata. Direi che questo è tutto, di questo parleremo con lei e chiaramente troveremo spunto da questo suo libro, che poi vi farò vedere però, riferimento sulla copertina, vedete quell'asterisco 7 è dovuto alla maglia che lei indossava quando giocava. Questo penso sia una fotografia del 98 o del 99, una di quelle 2 annate lì. Però straordinaria, per cui ti ripasso la palla al di là della rete, Daniele, visto che sei esperta con tua moglie dell'argomento e tua figlia. No, prima facciamo fare un saluto da Maurizia e dopo. Vai, Maurizio. Buonasera a tutti, per me è motivo di grande orgoglio essere con voi, al di là della presentazione che racconta tanto di me perché è vero, ho vinto nella mia carriera tantissimo dal punto di vista sportivo, ma come ben saprete, il mondo dello sport a mio avviso è anche un mondo un po' ovattato, dove tutto sembra fantastico, ma poi se non hai dei piani, un metodo e una previsione del futuro abbastanza chiara, si spegne, no? E quando è il momento in cui si spengono i famosi riflettori, c'è bisogno di ripartire,
di reinventarsi, di mettersi in gioco, e questa è stata la caratteristica forse più grande della mia vita, che ho scoperto ovviamente quando ho smesso di giocare a pallavolo, perché mentre giocavo a pallavolo il mio obiettivo era vincere uno scudetto o vincere una Champions League, ho capito però che quei tempi avrebbero dovuto finire, perché la vita è fatta di cicli, tutto ha un inizio e tutto ha una fine, l'importante è essere sempre in campo con obiettivi chiari. Bene, grande, grazie. Una piccola chicca, Maurizio è qua oggi grazie a mia moglie, perché si conoscono. È stata la mia compagna di squadra. Io sono una donna di squadra e credo che in questo momento la collaborazione, il mettersi in gioco e la riconoscenza anche di determinati anni vissuti e allenati, io dico con tua moglie, però non solo, con le persone con le quali hanno fatto il percorso insieme a noi, ha una valenza. E quindi questa valenza va onorata. Saluto anche quelli nuovi arrivati, mi riprendo lo schermo velocemente. E proprio perché secondo me quello che ci aspettiamo questa sera è anche qualcosa di innovativo, partiamo con un piccolo filmato. Cos'è questo sapore che va in contrapposizione al pollo? Ho aggiunto delle spezie per saporire la salsa, il coriandolo per guarnire e dare freschezza. Ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni? Perché magari forse 200 anni sono un po' troppi. Ecco la frase. Si è sentito male però, Ti avevo detto di provarla prima. Peccato. Questo è un film del 2014, forse qualcuno l'ha visto, che racconta la storia del successo di questo cuoco, ma la frase che a noi interessava era quella che chiudeva questo piccolissimo trailer, e perché appunto diceva, ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni? La padrona del ristorante chiede al giovane cuoco e l'altro gli risponde, ma perché madame, forse 200 anni sono un po' troppi. E allora con Maurizio quello che vorremmo fare questa sera è proprio quello di cercare di così passare oltre tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi, che molto spesso non era dovuto a esperienze di vita vissuta come la tua. Per cui se tu sei d'accordo Maurizio io partirei da qua. Ho cambiato un po' la storia di Daniele, che voleva partire in realtà dalla paura, perché secondo me anche questo passaggio che tu scrivi nel libro, quando oggi entri in una sala gremita di persone radunate per ascoltare la mia esperienza di vita, comincio sempre dicendo che il nostro destino è legato a questi due numeri, 10-90. 10 è ciò che ci accade, ma il 90 in realtà, il 90% è in funzione di come noi siamo in grado di interpretare quello che accade e di affrontarlo. Eccoci, è tutto tuo. Esattamente, io nel mio libro che è nato esclusivamente in funzione dei miei figli, perché il messaggio più grande nasce proprio per loro, no? Ho scritto il libro pensando a loro, perché un domani voglio che sappiano che nel loro percorso di vita troveranno momenti straordinari, ma momenti anche di grandi cadute. In qualsiasi momento della loro vita potranno avere a fianco un libro che magari non leggeranno mai, ma in quelle pagine troveranno sempre una donna, che sono io, la loro mamma, che in qualsiasi situazione, bella o brutta che sia, ha sempre affrontato a testa alta ogni ostacolo. E questo è una cosa di cui vado particolarmente orgogliosa, molto più di aver fatto la capitana della nazionale per tanti anni o di essere stata il simbolo della pallavolo per tanti anni. Quello che riesco a capire oggi, che ho 47 anni, è il fatto che comunque in ogni situazione nella quale mi sono trovata ho cercato sempre di trovare una soluzione. A volte la vedevo molto lontana,
a volte anche troppo vicina, però comunque non sono stata ferma ad aspettare quella famosa ricetta dei 200 anni che doveva continuare fino all'eternità, ecco, cambiare gli ingredienti e rimettermi in gioco. E senti Maurizio, a proposito proprio di questo passaggio, secondo me potremmo allora andare sull'argomento che sta tanto a cuore a Daniele, no? E che è l'argomento, se vogliamo, della paura. Allora, in quel 90%, per cui in quella parte in cui il tuo agire è diventato fondamentale, quante volte la paura si è presentata? Tu lo scrivi nel libro, no? Ovviamente non ho mai lasciato trapelare le mie paure, ma vi assicuro che erano belle presenti alla bocca dello stomaco. Sì, erano paure dettate da situazioni che non avevo previsto, da situazioni che non avevo preparato. Dovete sapere che nel mondo dello sport, quando, così come nel mondo aziendale, è tutto organizzato al 100%, no? La strategia, l'avversario, la tattica, il metodo, l'allenamento, no? Prima di una partita. E quindi questo è il nostro, diciamo, bagaglio culturale, no? E anche tecnico di quello che noi siamo, di quello che noi abbiamo. È il nostro DNA, la nostra preparazione, quanto siamo preparati. Purtroppo succedono delle situazioni in cui all'ultimo secondo può cambiare tutto, e io lo dico con un linguaggio sportivo: prepari una partita alle Olimpiadi, magari per un mese, preparando l'avversario con determinate strategie, all'ultimo secondo della partita entri in campo con una squadra che è completamente differente da quella che tu ti aspettavi, che ha una formazione con giocatrici che non erano quelle che tu pensavi che entrassero in campo. Allora cosa fai? Smetti di giocare perché per mesi hai preparato quella partita con quel metodo, con quella preparazione? No, non puoi, non te lo puoi permettere. Entri in campo perché hai quella maglia che è importante, per me è stata la maglia della nazionale, ma è stato più importante il nome Italia del nome Maurizio Cacciatori. Quindi questo è un altro passaggio fondamentale. E allora ti giochi le tue carte, che siano tante, che siano poche, te le giochi tutte fino alla fine. Paradossalmente riesci a vincere anche così, puoi anche perdere, però di sicuro è la mentalità con la quale tu entri in campo di fronte a un avversario che in quel momento è sconosciuto, perché magari l'avversaria più forte era la Wang Ping e invece in quel momento l'avversaria è tutta un'altra giocatrice con strategie, con tipologie di gioco completamente diverse e che tu non conosci. Quindi è questo l'atteggiamento che io ho allenato per tanti anni, a non aver paura e a mettere coraggio anche di fronte a situazioni che paradossalmente non ero preparata. Quello che succede in questo momento è che dobbiamo imparare ad accettare, a mio avviso, le situazioni di cui non abbiamo controllo, e questo è il passaggio forse più importante di questa specifica di questo specifico momento, no? Accettarle è un traguardo da conquistare, perché noi siamo abituati a controllare tutto, no? E paradossalmente le sconfitte, però le abbiamo tutte sotto controllo. Abbiamo perso domani, però ci sarà un'altra gara. Purtroppo magari domani non c'è quella gara, ma dobbiamo avere la capacità di accettare una situazione che non abbiamo tra le mani. Certo. Questo è un passaggio forte che è legato sia alla leadership, ma io toglierei la parola leadership. In questo momento noi siamo tutti in gioco, siamo tutti con gli stessi strumenti, no? Strumenti che abbiamo, ma che dobbiamo mettere in atto in una situazione dove sembra tutto buio. Ma se continuiamo con questa mentalità, continuiamo ad allenare gli alibi, le scuse, il fatto che la situazione è negativa e quindi non possiamo avanzare. Questo è il percorso, a mio avviso, del perdente, perché io faccio una netta distinzione tra vincente e perdente. Il vero vincente è colui che trova un giusto equilibrio
tra un'esaltante vittoria ed una cocente sconfitta. Chi trova quell'equilibrio è una persona vincente. I vincenti non esistono, a mio avviso, perché non vinci tutta una vita. Però la gestione del momento no e la gestione del momento sì è fondamentale. Quindi non esaltarsi quando le cose vanno alla grande, o perlomeno gioire di quel momento, ma pensare al giorno successivo, ma neanche buttarsi giù quando le cose non vanno bene. Certo. Perché sempre il giorno successivo, quando tiri su le famose ginocchiere, rientri in campo, dopo magari una batosta incredibile. Io parlo sempre con la metafora dello sport, perché è poi quella che mi dà gli strumenti per poter comunicare anche in ambito aziendale. Certo. Tu mi fai un altro bel paragone tra perdenti e vincenti, no? E oggi ti facevo vedere la Gazzetta dello Sport che riportava appunto questa frase anche di Julio Velasco. Diceva: la differenza tra perdenti e vincenti è essenzialmente una: i primi cercano alibi, i secondi trovano invece soluzioni. Certo, io l'ho sentita per anni, quindi era vietato provare a trovare una scusa del tipo: oggi ho un mal di testa. Quello per lui, anche il mal di testa per Julio Velasco era un alibi, quindi dovevamo comunque entrare in campo con gli strumenti che avevamo. Sembra un paradosso, però è una mentalità, e come dico sempre è allenabile, no? Perché quando alleni le scuse tu entri in un vortice dove non trovi soluzione, quando alleni invece le soluzioni comunque sia troverai un percorso che ti porta a quell'obiettivo. E chi comunque continua a trovare scuse, a dare colpa alla situazione, che mi rendo conto che è veramente importante, è un rimanere statico, rimanere fermo. E io credo proprio a questo cambiamento come, più che cambiamento, ad un'evoluzione di noi, no? Quanto veramente siamo stati in grado di essere protagonisti e al non buttare via giorni, no? Giorni pensando che in questa precisa fase del nostro percorso noi abbiamo gettato la spugna, perché purtroppo il Covid ha bloccato, ha fermato, ha dato poche sicurezze. E quello è un continuo trovare alibi e scuse. Noi dobbiamo comunque dare valore ai nostri giorni. Noi siamo gli artefici dei nostri giorni. Ed è un peccato buttare via questi giorni così bui, così tristi, di sabbie mobili. Io in un posto ho detto che spesso e volentieri da capitana, dove tutti mi chiedevano, no, consigli, mi sono trovata a sentirmi come nelle sabbie mobili, a non poter dare delle risposte. Ma l'ultima cosa che ho fatto è stata quella di prendere e tornare nello spogliatoio. Sono rimasta così nei momenti belli e nei momenti brutti del mio percorso sportivo. Scusa, Maurizio, scusa. Faccio io una domanda, intervengo un attimo. Come si allena l'attitudine a trovare le soluzioni e a non trovare le scuse? Perché mentre si allena il fisico, lo sappiamo più o meno tutti, è facile, no? Come si allena la mente a essere sempre proattivi? Innanzitutto a crederci, e il secondo a contaminare, perché io faccio parte di una mentalità dove la collaborazione e la squadra è alla base di tutto, dove il noi viene prima dell'io, e quindi dal momento in cui io credo che la mia squadra, il mio team, la mia azienda può comunque avanzare, può comunque andare avanti, io do l'esempio, ok? E quindi contamino anche le persone che sono più reticenti, le persone che sono più resilienti, le persone che ci credono di meno. È un lavoro forte, è un lavoro non facile. Ho avuto giocatrici che sul 2-0 davano per persa la partita, e ho dovuto combattere con questa mentalità perché non mi piaceva, perché non puoi vincere sempre facile, no? Devi vincere anche quando la partita diventa davvero complicata e tu sei l'ultima, no? E l'avversario dilaga. Ecco, combattere, tra virgolette, è stare in campo e giocare punto su punto, perché la partita finisce solo quando l'arbitro fischia. E tutto questo è stato allenato, no? Con una mentalità
non è stato semplice, non è nato dal giorno alla notte, è stata proprio un'esigenza nostra di squadra, di team, di collaboratori, di persone che hanno chiesto aiuto, che hanno voluto raggiungere insieme l'obiettivo. A volte l'hanno raggiunto, a volte no, però perlomeno hanno fatto ognuno un qualcosa in più rispetto a quello che facevano ieri. Senti, quanto le paure possono diventare il carburante per andare alla ricerca delle soluzioni? Io sono molto legata a questa frase e mi riconosco tantissimo. E questa frase dice che quando la paura bussò, il coraggio aprì e non trovò nessuno. Non vi nascondo che è un momento di grande tensione, di grande paura anche per quanto mi riguarda, non solo come donna di comunicazione o comunque fantastica leader, anche perché non mi sento una fantastica leader, ve lo dico proprio chiaramente. Io vivo un momento di grandi dubbi, di grandi difficoltà, ma quando sento che è così forte questo momento, cerco comunque di motivare le persone che sono al mio fianco, al mio staff, quando sento questo percorso è lungo e siamo in discesa e chissà quando ripartiremo. Questo è ritornare nel concetto che diceva Giulio Velasco, no? Aggrapparsi alle scuse, agli alibi. E allora il risultato sarà solo perdere ancora di più di quello che abbiamo conquistato fino a oggi. Senti, c'è un altro passaggio che secondo me si aggancia molto al discorso che stiamo facendo adesso, che è preso in questa frase, un'altra frase del tuo libro, ovviamente, no? Che personalmente l'ho letta e riletta perché dopo me la sono anche disegnato sopra il comparso, no? Cioè tu dici, ognuno di noi deve, oltre che confrontarsi col gruppo, crederci, contaminare il gruppo, eccetera, però ognuno dentro di sé ha un compasso interiore. Secondo me l'immagine del compasso interiore è qualcosa che probabilmente si aggancia al discorso delle soluzioni, al discorso della paura. Sì, mi piace poi anche l'altra parte che dice che si tratta di un valore inattaccabile, quello della libertà di scegliere ciascuno il proprio destino, di non essere soggetti a costrizioni o a percorsi obbligati dentro i quali le aspirazioni vengono prosciugate. Questo è anche per me importante. Quanto siamo disposti noi in questo momento a guardare con un'altra ottica e quanto realmente siamo ancora attaccati a questa situazione io dico sempre sabbia mobile, no? di quasi impotente, di impotenza. Questo sarebbe stato importante metterlo nel sondaggio, perché vedendo tante aziende, facendo tante consulenze e relazionandomi con tantissimi HR, CEO, comunque anche persone che si mettono in campo, intravedo anche tanta poca convinzione, ed è lì l'errore. È lì più l'errore. Forma che sostanza. Prego? Più forma che sostanza. Esatto. Cioè, io devo farlo, ma non ci credo. Lo devo fare perché non posso permettere di dirmi che è un momento di difficoltà, ma realmente io credo che sia un momento di difficoltà e quindi più di tanto non avanzo. Ed è lì il problema. Quanto realmente crediamo uno in noi? E ritorno al discorso che noi siamo semplicemente le decisioni che prendiamo nella nostra vita. Tutte le decisioni che abbiamo fatto vanno onorate, da quelle giuste a quelle sbagliate. E questo è un momento di difficoltà e quindi dobbiamo realmente essere tutti leader. Ma non, io per leadership non intendo il fantastico uomo, la fantastica donna che trova soluzioni nel giro di un giorno o due giorni. Essere leader significa mettersi a servizio, contaminare, dare un esempio, trascinare e cercare anche di dare delle prospettive che siano diverse da quelle che oggi quotidianamente, da marzo ad oggi, continuiamo a sentirci.
che tutto sembra impossibile, che i mercati sono fermi e quindi non riusciremo ad avanzare, se avanzeremo avanzeremo poco. No, questo poi scaturisce un clima di negatività, perché le sconfitte portano ad altre sconfitte. È difficile che una sconfitta porti poi a una vittoria se non è ben valutata e ben analizzata. Spesso e volentieri sconfitte portano poi anche a grandi, esaltanti vittorie. Io ricordo spogliatoi dove dopo una partita ognuno pensava a tornarsene a casa e a fare i fatti suoi, e ricordo invece spogliatoi dopo una sconfitta, atlete che non vedevano l'ora di ritornare il giorno dopo e ritirarsi nuovamente sulle ginocchiere. Quelle erano squadre vincenti, quelle erano mentalità vincente. Poi magari li perdevano la partita, ecco, questa non è la soluzione per risolvere i nostri problemi, ma è la mentalità, e questa mentalità deve essere contagiata, deve essere contaminata, deve essere proprio un must in questo momento, no? Perché quello che manca in questo momento è la certezza di quello che affronteremo, ma quello che non ci manca è gli strumenti e la voglia di comunque partire. È inutile rimpiangere il futuro, bisogna guardare sicuramente il nostro presente, ma non assolutamente tirarsi indietro, perché i primi a ponersi i limiti, ricordiamocelo sempre, siamo proprio noi stessi. Certo. Senti, a questo punto si aggancia l'altro grande discorso che sta a cuore a Daniele e che secondo me anche nel libro viene colto e ribadito più volte. Ed è il discorso del cambiamento, no? Tu a un certo punto nel libro dici ognuno di noi deve sapere, io lo faccio da quando avevo 7 anni, tu dici da quando ho 7 anni che vado in subbuglio di fronte a ogni percorso sicuro. In realtà ogni grande successo nasce dall'esatto opposto della scelta garantita. Sgorga dal genetico fastidio per tutto ciò che è convenzionale e prevedibile. Bene, il Covid è non convenzionale e non prevedibile. Quali sono le armi che tu, al di là del discorso della soluzione, eccetera, le armi che tu puoi consigliarci di mettere a terra per superare questo momento che comunque è di impasse, voglio dire, per tutti noi? Io parlo per la mia esperienza. Io fino a marzo sono stata abituata, ho sempre lavorato in eventi, convention aziendali, cercando di portare la mia esperienza, ok? E quindi ero abituata ad avere un feedback visivo, di contatto, di persone. Tutto d'un colpo, da marzo non ho più contatti con nessuno, e l'ultima cosa che avrei voluto fare era quella di aprire un PC e comunicare in maniera virtuale. Quindi c'è stato un blocco per la prima parte di marzo, nel quale io dicevo no, non ce la posso fare. E poi ho pensato a quante volte ho parlato di fronte a tantissime persone, di fronte a tantissime aziende, di quanto dobbiamo essere pronti, no, al cambiamento. E allora mi sono proprio chiesta e ho proprio detto, hai detto un sacco di bugie alle persone con le quali hai parlato, perché se in questo momento non sei in grado di cambiare anche il tuo modo di interagire, di comunicare, di produrre, allora vuol dire che tutto quello che hai detto era solo una menzogna. Io per cambiamento dico sempre che mi fanno più paura le persone che rimangono ferme e che vivono nello stop delle persone che invece sono propense al cambiamento. È anche vero che questo è un cambiamento forzato, non ragionato, non preparato, ci ha colto tutti completamente inermi, però è anche vero che il cambiamento l'abbiamo già fatto. Non si può più parlare di cambiamento, noi abbiamo già cambiato, noi siamo già in un'altra modalità, in un'altra mentalità, e abbiamo attuato tutti gli strumenti che potevamo avere. Adesso quello che farà la differenza è quanto ognuno di noi farà il passo più decisivo rispetto agli altri. Come è cambiato l'uditorio dei convegni, al di là della modalità, no? È cambiato l'uditorio, cioè la percezione che hai di quello che
percepiscono coloro i quali sono ad ascoltare i tuoi speech, eccetera? Sono cambiate le tematiche, perché spesso e volentieri le tematiche erano molto, molto differenti, no? Come gestire una squadra, un team. Oggi quello che mi viene più richiesto è il fatto di saper lavorare in smart working, no? Di saper gestire i momenti di stress, ma reali, perché veramente questo momento di stress dal punto di vista proprio emotivo, no? Perché ci sono dei giorni in cui ci sentiamo veramente persi, è inutile stare a raccontare favole, però quello che io cerco di far passare, nonostante le grandi difficoltà, perché io non ho feedback, non ho la consapevolezza e non ho nessuno strumento per capire se il mio speech arriva o no, cosa che invece durante le convention e durante l'era pre-Covid avevo, è quella proprio di aver completamente modificato tutto, cambiato anche il modo di comunicare, il modo di interagire. Sono forse più, non dico cattiva, però più determinata. Decisa. Forse prima il ruolo del leader... Esatto, forse prima il ruolo del leader serviva e non serviva, ok? Oggi è necessario. Ma il leader non è soltanto l'amministratore delegato, il leader è l'ultimo arrivato che entra e comunque con le sue capacità deve dare ancora di più di quello che avrebbe mai immaginato di poter dare. Senti, tu avevi un ruolo particolare in campo, che era quello dell'alzatrice. Io cerco anche ovviamente di farci dei parallelismi sul nostro mestiere, compagnia bella. Per cui, detto che tu più volte hai ribadito di avere un rapporto col vil denaro proprio vile, nel senso che del denaro più di tanto non te ne fregava, però c'è una pagina del libro che secondo me, interpretando il ruolo che tu avevi in campo, può... non dico aiutarci o servirci, vediamo se riusciamo a prenderlo, eccolo. Però fa tanto di quello che è il nostro mestiere, scusa. Eccola. Alzare la pala per una compagna è un po' come costruire un ponte sospeso sopra un fiume popolato di piranha. Deve essere solido, rassicurante, adatto alle qualità di ognuna di loro. Io qua prendevo appunti e scrivevo pianificazioni, portafogli... I colleghi sanno cosa vuol dire all weather, golden butterfly, eccetera, no? La cosa particolare è quello che scrivi dopo, dove scrivi è come riunire scienza e magia allo stesso punto, che siamo agli antipodi, se vuoi, no? Esattamente. E soprattutto poi nella parte sotto è una specie di roccaforte dentro la quale i compagni cercano rifugio. Questa immagine io l'ho trasportata su quello che è il nostro mestiere e il nostro rapporto che possiamo avere con la clientela, ma in campo, anche nel rapporto con le compagne, come si svolgeva questo tipo di continuo scambio di informazioni non date di fatto, no? Ma percepite? Allora, io avrei bisogno del... Non so come si chiama il ragazzo che aveva le ginocchiere, perché dovrebbe saperne di volley, però il mio ruolo, come si chiama? Qualcuno poi me lo dirà come si chiama. Si chiama Satoshi Nakamoto, non abbiamo ancora scoperto chi è, perché Satoshi Nakamoto il nome potrebbe essere giapponese, quindi forse ne sa più di tutti noi, perché la pallavolo è la culla del Giappone, quindi magari vado moderata, che forse sa ancora più di me. No, Satoshi Nakamoto è il fondatore dei Bitcoin, che nessuno sa chi è al mondo, quindi è solo un soprannome che si è dato. Magari è la volta buona, che scopriamo chi è. Esce allo scoperto. Diciamo che quello che scrivo nel mio libro è la pura realtà. Spesso e volentieri mi chiedono se le squadre che vanno d'accordo portano risultati. E io rispondo sempre di no, perché le squadre non devono essere delle famiglie. Le squadre devono avere un obiettivo. E l'obiettivo, se non è condiviso da tutti, ha un problema, no? Io dico sempre che in un gruppo
i numeri si sommano, no? Io sono 2 più 3 più 5 ed ho un risultato. In una squadra invece è tutto moltiplicato. Se noi mettiamo 0 in un gruppo, il risultato non cambia, ma se noi mettiamo invece uno 0 in una squadra, si annulla tutto. Quindi ognuno dipende dall'altro. Qual era la mia funzione? Era capire quale giocatrice e quante giocatrici avessero la necessità di avere la loro palla perfetta. Ogni palla ha la sua storia. Io ho giocato con giocatrici statunitensi, americane, bulgare, di tutto il mondo, e ognuna aveva la sua palla. Quindi immaginate lo stato di follia, ognuno aveva la propria esigenza, così come nel vostro mondo, no? Perché ogni cliente ha la sua esigenza, ha la sua realtà, ha la sua mentalità e va rispettata. Io non potevo cambiare la palla che mi chiedeva una statunitense, perché in Italia la palla che alzavamo noi era una palla completamente differente. No, dovevo venire incontro alle esigenze del mio cliente, che in quel momento era la mia attaccante. Ma perché? Perché se io davo una palla che non la rappresentava, lei non era in grado di buttare giù la palla e di fare punto. Quindi alla fine il risultato non lo portava a casa. Questo tradotto in maniera molto rapida è allenare velocemente l'empatia, ed è quello che ho fatto io con grandissimo sacrificio, perché spesso e volentieri ci vuole davvero, io lo dico tra virgolette, tanto fegato, no? Perché devi avere la pazienza di capire quella tipologia di palla, quell'esigenza, quel momento in cui puoi servire o no la giocatrice. Quindi è anche un lavoro a livello psicologico importante, no? Ma è capire, essere versatili nei confronti dei propri clienti. Anche perché, aspetta, scusa Gabri, faccio una domanda io. No, allora, due anzi. Una è, non sempre la giocatrice più forte che hai in squadra è al top, no? E quindi il ruolo della palleggiatrice è anche capire magari su chi basare di più gli attacchi per far punto, no? Perché voglio unire questo per fare una metafora, che nemmeno i prodotti in finanza sono sempre i migliori, no? Quelli che sembrano speciali alla fine non sempre danno la soddisfazione che uno si aspetta, e quindi la squadra la mutuiamo nei portafogli, perché ci deve essere il giusto mix di componenti che poi portano al risultato finale. Scusa, questa non era una domanda, in realtà era una considerazione. però Gabri, rimetti la pagina di prima, perché io leggendo quello che tu hai sottolineato ho trovato una cosa, volevo fargli una domanda a Maurizio. Praticamente ho letto una riga che in realtà è più per gli imprenditori, però penso che valga anche per i consulenti. No, il palleggiatore è un essere umano solitario, no? Prima della cosa. Ecco, questo negli imprenditori spesso è molto vero, e anche credo nei consulenti, nei momenti di difficoltà, la sensazione di essere da soli contro il mondo no, spesso è pesante. Tu come la vivevi e come la superavi? Io sono uscita di casa, avevo 17 anni. Quando sono entrata nella prima squadra di Serie A, io mi sono trovata di fronte campionesse che avevano vinto Olimpiadi, e io nel mio curriculum avevo vinto qualche torneo a livello provinciale, la provincia di Massa Carrara. Quindi comparata a un'Olimpiade che poteva essere ad Atlanta o comunque a Barcellona, era veramente qualcosa di ridicolo. E il mio ruolo era mettermi a servizio di queste straordinarie atlete che avevano vinto e convinto, e io non avevo vinto nulla, con un ruolo però che era davvero un punto di riferimento per tutte loro. Quindi era un po' come entrare in un'azienda con pochissimi strumenti, in un ruolo che però doveva essere di organizzazione. Quindi
se ci penso, una follia assurda. All'inizio quello che io pensavo era dare sempre il meglio di me stessa, allenarmi al meglio, fare il 100%, ma non è mai bastato. Non basta soltanto la preparazione, il metodo, l'essere precisi, presenti, essere preparatissimi, non è solo quello. È tanto capire con chi noi stiamo lavorando, capire il percorso che noi stiamo affrontando, capire i momenti, no, da gestire quando le cose sono crollate e quindi riuscire a trovare soluzioni. Questa è stata, secondo me, la difficoltà più grande. Prima, perché non avevo esperienza. Secondo, perché avevo di fronte a me giocatrici che potevano dirmi stai zitta perché sei l'ultima arrivata. E terzo, perché comunque ho sempre pensato che se dai il 100% i risultati arriveranno. E non è così lo stesso. Quello che cambia è la continuità dell'allenamento. Tutto è allenabile, lo dico e continuerò a dirlo, tutto è allenabile, anche i momenti più bui sono allenabili, perché noi avremo anche questo nel nostro percorso di vita. E quindi quello che ho fatto è capire come riuscire a mettermi a servizio di ogni giocatrice, da quella che aveva la medaglia che presentava ad ogni allenamento a quella che invece magari aveva delle difficoltà, no? E quindi Giulio Velasco mi ha sempre detto devi essere un'ottima cameriera. E io dicevo, Giulio, sto facendo di tutto, mi sto mettendo in gioco, sto cercando di pensare non al singolare, perché io pensavo solo a me stesso, a dare il 100%, ma non in funzione alla squadra, ero molto giovane, non avevo esperienza. E lui mi disse proprio, voglio che tu sia una cameriera. E io gli dissi, sì, sono pronto. Io ero pronta ad andare a fare anche uno stage in un ristorante, ma era una metafora. Era una metafora. Essere una cameriera è accogliere il cliente dentro un ristorante, dargli un'ottima ospitalità, offrirgli tutti i prodotti a disposizione, no? Che la cucina offre, e saperli proporre nel miglior modo possibile e conoscerli. Quindi con questa metafora io ho capito che quello che dovevo fare era mettermi a servizio di ogni cliente, da quello più antipatico, da quella invece più semplice e più veloce a capire ogni feedback e ogni, diciamo, ogni esigenza che serviva poi per la mia squadra. Daniele, ne avevi un'altra? Posso fare un'altra? Vai tranquillo. Maurizio, proprio in funzione di quello che stavamo dicendo adesso, no? Ci sono due cose che volevo approfondire un po'. A un certo punto tu citi una frase che secondo me in questi periodi fa la felicità anche di uno dei colleghi che penso sia in linea, che è Fulvio Marchese, perché questo mi ha fatto un mantra di questa frase qua. Sono con te. Dimmi. Sono con Fulvio. La frase... Non dire troppo, a voce alta. Se no vieni a trovarti in macchina, tanto è ligure. Ecco, siamo anche vicini. Esatto. No, la frase è questa, vedi? Allora, tu dici, hai visto questo film, Lost in Translation, eccetera, e c'è a un certo punto il protagonista, cioè Bill Murray, dice una cosa a Charlotte, stupenda, eccetera, eccetera. Più conosci te stesso e sai quello che vuoi, meno ti lasci travolgere dagli eventi. Mai penso sia più attuale di oggi. Sono pienamente d'accordo. Il problema è che non sempre ci conosciamo, o forse spesso e volentieri creiamo un'idea di quello che siamo noi. Io credo che questo periodo è un periodo in cui realmente ci renderemo conto e ci rendiamo conto di quanto forte e di quanto resilienti siamo. Perché... prima, ripeto, si parlava di leadership, di collaborazione, ma non c'erano realmente delle grandi esigenze, ok? Oggi non ti puoi più permettere di non essere un leader di te stesso in funzione degli altri. Non puoi più permetterti di tirarti indietro quando comunque devi
devi aprire la porta e andare avanti. Io dico sempre che il distanziamento sociale non è prendere le distanze dalle persone, no? Ma forse in questo momento è avvicinarsi ancora di più. La capacità di ascolto, che è ben differente dal sentire. Quando io ascolto, io rendo mia le nozioni che ricevo. Quando sento è in maniera passiva. Quanto ci mettiamo in gioco in questo momento realmente? Quanto siamo capaci di ascoltare anche chi lavora con noi, chi lavora per noi, i nostri clienti? Quanto abbiamo voglia realmente di avanzare e di non rilassarci su questa situazione che non controlliamo? Perché questo è il vero punto di domanda. Io ho visto tante realtà dove mi sembrava di vedere tanta energia, ma realmente poi alla fine mi rendevo conto che l'energia non c'era, era soltanto una farsa. E quando fai farsa prendi in giro te stesso, e noi non possiamo permetterci di prenderci in giro, perché abbiamo fatto sacrifici. Se siamo dove siamo è perché abbiamo fatto un percorso, perché non siamo bambini come i miei figli che hanno 7-8 anni, che non possono rendersi conto di quello che sta succedendo adesso. Ma dobbiamo essere comunque protagonisti del nostro percorso di vita. Senti, al di là che tu mi hai detto non mi piace parlare della mia vita da sportiva, però c'è una cosa che... leggendo il libro, senza fare la marchetta del libro, ma si legge... Infatti io l'ultima cosa che non volevo era la marchetta del libro. E come l'hai detto, ma siccome io l'ho letto ed è molto piacevole, anche perché possono servire diversi spunti di utilizzo anche quotidiano, c'è un personaggio che secondo me riveste uno spessore tutto particolare, almeno questo traspare da come lo scrivi tu, ed è la tua professoressa di francese che a un certo punto ti scova dentro di te l'empatia e ti manda a recitare la famosa poesia di Aragon. Ecco, allora io dico, come facciamo noi, o quali sono gli elementi che ci fanno riconoscere la nostra professoressa di francese? O possono farcela riconoscere? Allora, diciamo che questa professoressa era una professoressa molto esigente. Io a scuola ero molto molto brava, io parlo 3 lingue, io faccio speech in inglese, in spagnolo, in francese. Francese è sempre stata una materia che mi è sempre piaciuto. Il problema è che quando questa prof mi disse sali sul palco e vai a recitare di fronte a una platea, diciamo, abbastanza numerosa, io ho sentito dentro di me che non avevo gli strumenti, ero ancora più giovane. Però l'ho sottolineato nel libro perché ho pensato a quel passo che ho fatto prima di entrare. Era un passo pieno di paura, incertitudine, di mancanza totale di coraggio, perché è vero che ero preparata, ma avevo proprio paura. E ricordo, nonostante avessi avuto, perché ero praticamente in prima liceo, quindi 14 anni, di essere entrata e aver pensato 2 secondi prima di entrare sul palco: Mauri, giocati questa carta perché sarà una delle tante carte che troverai nel tuo percorso. E ho fatto quel passo che è stato un passo proprio tecnico, fisico, con grande energia. E quel passo lo porto tutte le volte che salgo sul palco per eventi, convention, ma anche tutte le volte che ho un webinar, un incontro. Anche oggi il passo che faccio con voi, non vi conosco, però deve essere un passo determinato. E quindi questa è la differenza. Io ero terrorizzata a dover dire questa poesia sur le Pont Neuf, mi vergognavo come non mai. Infatti ci sono delle immagini in cui parlo a voce bassissima, però poi alzo il tono perché dentro di me dico: Mauri, ci sei. E siccome ci sei, quando sei sulla barca e il mare è mosso, devi riuscire a stare su e comunque a riportare poi la barca al porto. Quindi io mi sono sentita in questa situazione di totale
disagio, anche a livello emotivo, però quel passo l'ho fatto forte e me lo ricorderò per tutta la vita. Ecco, però la domanda che facevo io era proprio come facciamo a riconoscere le persone che possono darci quella spinta, questa spinta verso l'empatia, se vuoi, no? Perché alla fine della fiera l'esperienza che hai vissuto lì ti ha consentito poi di essere empatica per tutta la vita. Per noi come potrebbero essere le tracce da poter seguire, le cose da palpare nelle persone che frequentiamo, eccetera? La curiosità, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di proporre idee, la voglia di ricostruire quello che in questo momento abbiamo anche perso, la voglia di esserci, la voglia di non nascondersi, perché questo è importante. Un conto è fare presenza e un conto comunicare. A volte c'è tanta omertà, va tutto bene, ok, siamo in un momento di difficoltà, però poi rimaniamo fermi. E invece il vero resiliente è colui che offre idee, che cerca di collaborare, e anche sfatiamo questo ruolo del leader che è sempre colui che trova soluzione. Cerchiamo di interagire in maniera migliore, no? con tutti, dal top all'ultimo arrivato. Cerchiamo davvero di unirci ancora di più, perché queste sono esperienze di vita che noi faremo a livello aziendale che ci serviranno poi per il nostro futuro, perché le avremo allenate davvero in un momento di grandissima difficoltà. Maurizia, ti faccio una domanda. La pallavolo è uno sport molto tecnico e richiede tanti anni di allenamento per arrivare a un buon livello, no? Però è altrettanto uno sport dove la testa conta tantissimo. Allora, per fare una metafora poi collegata al nostro mondo degli investimenti, praticamente l'emozione rischia di portarci a fare degli errori, no? E la tecnica invece magari ci può aiutare a superare l'emotività. Il tuo punto di vista nella pallavolo, secondo te, qual è, cioè, la tecnica serviva a superare l'emotività, come allenavate non solo la tecnica ma anche la gestire l'emozione in campo? Ma hai già dato la risposta. La tecnica ti aiuta ad essere più sicuro, perché se non sei preparato e hai una difficoltà in campo, la partita non la porti a casa. Quindi la preparazione ancora più meticolosa, ancora più attenta, deve fare ancora la differenza, e ancora di più proprio in questo momento, perché il cliente, se ti fa 10 domande e per caso in questo momento ne rispondi bene a 7 e 3 e nelle 3 sei titubante, si allontana. È inutile girarsi intorno. In questo momento ci vuole ancora più preparazione, ma soprattutto preparazione all'imprevisto. Quindi alla domanda del cliente che magari non ti aspetti, no? E te la devi aspettare in questo momento. Perché il cliente in questo momento è ancora più pauroso, no? E quindi se intravede un minimo di incertezza o comunque di non preparazione, o io dico sempre a mia figlia quando dice le tabelline, 3x2, se te 3x2 mi dici 6, io voglio che tu 3x2 sia 6, non 3x2... 6, ok? Quell'attesa mi fa percepire che tu non sei realmente convinto della risposta. Quindi ancora più preparazione, ancora più dedizione alla presentazione, no? Quando abbiamo di fronte a un cliente, se prima potevamo farlo in maniera anche più rilassata, oggi no, oggi non c'è più tempo per il relax.
non c'è più tempo per le scuse, gli alibi, ma era scontroso, ma non ci credeva. Spesso e volentieri ho trovato persone che avevano pronto il cliente a investire, a entrare, invece magari non erano neanche loro pronti a negoziarlo, no? Quindi ancora più determinati in quello che facciamo, anche se ci sono tanti limiti, no, che noi ci poniamo, perché se partiamo dal presupposto che il cliente non ci comprerà nulla, difficilmente porteremo a casa il risultato, e lì ritorniamo dal discorso che la sconfitta porta ad un'altra sconfitta. Io spero di essere chiara, perché giustamente no, il mondo dello sport, quindi non è vero che non do valore al denaro. Quando avevo 15 anni non avevo più pallida idea, tant'è vero che in un contratto che feci con una società la mia priorità era avere un frigorifero grandissimo, quindi immaginatevi voi come ero molto giovane, quindi avevo un rapporto anche col denaro molto leggero e superficiale. Oggi a 47 anni è anche vero che sono cambiata ed è giusto dare il valore al nostro portafoglio, ai nostri portafogli che controlliamo con grande attenzione in questo periodo davvero, davvero difficile. Quindi, no, facendo il discorso che ti faceva Daniele, secondo me la cosa che quaglia nella maniera più efficace, probabilmente la frase che diceva sempre una tua compagna di squadra brasiliana, l'Ana Paula De Tassis, che diceva a tutte voi: smettete di fare le pecore, dovete essere persone vive. Perché secondo me in questo momento diventa essenziale, perché fare le pecore diventa facile, se vogliamo, oggi. Sì, e aggiungerei anche una citazione di Giulio Velasco, che ci diceva sempre di non avere lo sguardo della mucca. Avete in mente lo sguardo? Questa non c'è nel libro, o l'ho perso io? No, ma io me lo ricordo, perché lui spesso e volentieri ci riproverava, no, su questo sguardo, lo sguardo, l'intensità dello sguardo. Occhi di tigre. Quando ci chiedeva gli occhi della tigre, erano ben differenti dallo sguardo della mucca. E quindi c'è stato un periodo nel nostro percorso sportivo, quando non vincevamo nulla, che avevamo tutti dei grandi occhi da mucca. E quindi quando hai l'occhio da mucca di fronte al cliente, è difficile che porti a casa un risultato. Quindi questo è un altro input, un'altra metafora che è anche molto vicina a voi, come ci presentiamo, quello che diciamo, quanto crediamo e quanto siamo performanti in tutta l'esposizione. Certo. Daniele. Dimmi. Allora, no, io volevo fargli un'altra domanda, perché spesso quando vedi una persona debole a fianco a te, che si preoccupa più di te o che sta male più di te, si tira fuori energia da questo, abbiamo paura, tiri fuori l'energia per proteggere, per coccolare, per dare, no. Questo, ti trovi in questo nel ruolo che avevi come palleggiatrice? Io sono una donna di squadra. Quando una persona è una donna di squadra, io credo che tutti voi dobbiate essere uomini di squadra, perché la squadra è un valore aggiunto. Sei portato sempre comunque a guardare chi hai a fianco, ma soprattutto come si sente in quel momento. E quindi ci sono momenti top, ci sono momenti anche di difficoltà. Io ho avuto giocatrici che entravano in campo che avevano paura, e quindi magari una pacca all'ultimo secondo prima di entrare in campo, una parola che faceva la differenza, portava a scemare questa tensione. Quindi quando ritorno sempre sul discorso della leadership è anche questo. Tutti noi oggi dobbiamo essere dei leader, ma il leader è visto, ed è sempre stato visto, come un personaggio fantastico che trova le soluzioni nel giro di pochissime ore. E invece tutti noi dobbiamo essere dei leader che collaborano e che hanno anche la capacità di chiedere aiuto. Questo fa la differenza. Se mi sento in un momento in cui sono in grande difficoltà, dobbiamo aprire questa porta e chiedere
collaborazione, aiuto, confronto, ma che siano confronti veri, no? Perché forse in questo momento di grande disagio anche il confronto e la comunicazione che sia assertiva, una comunicazione efficace, può fare la differenza, perché può motivare una parola in più, un gesto in più. Non servono a volte tante parole. Io ho avuto tantissimi leader, tantissimi coach che con i loro silenzi parlavano molto e davano molto di più di tante frasi, di tante parole fatte. Come lo sguardo di Scalzotto. lo lasciamo perdere, ecco. Allora c'è una persona che ha alzato la mano, in realtà lo conosco bene perché è il mio marketing manager, che voleva fare una domanda, così visto che sono le 7 diamo un po' spazio alle persone. Alzate la mano se volete parlare, anche perché è fondamentale, in quanto nel libro Maurizio dice in una conference o in uno speech il problema è quando non ci sono le domande. Per cui alzate le mani. Esatto. Vai Fabio. Allora, innanzitutto la saluto. Maurizio, buonasera. Parlare del lei perché veramente... Allora, ciao Maurizio. Ho 47 anni e sono gli anni in cui ti senti rimbottita. Poi con due figli, marito, cioè io mi sento veramente... Hai ragione. Lei li uccidi proprio. Hai ragione, sai, l'educazione di noi italiani ci porta sempre a dare del lei. Comunque, io ho giocato tanti anni a calcio, quindi mi rivedo in tante cose che hai detto. Lo sport per me è una cosa, è stata una grande passione, una cosa fondamentale anche di crescita, di esempi. E io mi chiedevo se, immagino ci siano state tante sfide nella tua vita, non soltanto come sportiva. Volevo chiedere, qual è stata la tua più grande sfida di vita e come l'hai vinta, come l'hai superata? Attraverso, che ne so, il carattere, la convinzione, non lo so. Io sono uscita di casa che avevo 16 anni e sono uscita di casa con una famiglia che non mi ha mai seguito più di tanto, perché sono a prima di 3 figli e quindi i miei genitori erano poco presenti. Quello che ha fatto la differenza è stato il fatto che io ho subito capito che in qualsiasi momento mi trovassi, io avrei dovuto risolvere con le mie forze tutto questo. E questo l'ho capito che avevo 14-15 anni, non l'ho capito a 30 anni. E di momenti difficili ne ho trovati tantissimi, tanti. Da quando sono stata esclusa dalla nazionale, a quando ho deciso di smettere di giocare a pallavolo. Io ho smesso molto presto, ho smesso a 33 anni, ma perché volevo rimettermi in gioco e quindi comunque ricostruirmi un'identità che fosse differente dalla sportiva, perché per anni io sono stata, e ancora oggi mi rendo conto, la giocatrice di pallavolo. Oggi nel mondo della comunicazione studio, mi preparo, cerco di essere performante. È normale che ho momenti di grande difficoltà, però so che fanno parte del nostro percorso e sarebbe stupido se alla prima difficoltà mi tirassi indietro. Non è concepibile, almeno per quanto mi riguarda, ma perché arrivo da una scuola e da una mentalità dove veramente le scuse non fanno parte dei nostri percorsi. Siamo i primi a capire dove sbagliamo e siamo i primi a sapere, e forse vado anche oltre, siamo i migliori allenatori di noi stessi. Noi sappiamo perfettamente dove abbiamo lavorato bene e dove abbiamo lavorato male. Non deve arrivare qualcuno a dircelo. Se siamo onesti con noi stessi. Però. Esatto. Quindi qua, questo è il momento di grandi verità, perché se no perdiamo tutto. E quindi momenti di grandi difficoltà ne ho avuti tantissimi. I miei figli pensano che io abbia vinto tutto e sia stata una grandissima campionessa. Io racconto loro che invece ho perso tante finali, ho giocato tantissime finali, ma ne ho perse anche tante. Quindi comunque è anche un giusto equilibrio. Penso che questo ti faccia molto onore. La stessa cosa l'ho sentita dire da Paolo Maldini un poco tempo fa. La stessa identica cosa. Ho vinto tante finali, però sono anche uno che ne ha perse parecchie e la gente non lo sa.
Esatto, e se ribaltassimo la cosa potrei parlare di tutte le finali perse, quindi da fantastica giocatrice diventerei una fantastica ed eterna seconda, perché ho perso la bellezza di 6 finali scudetto, ho perso anche delle finali Champions League, però ho vinto anche tanti premi conquistati, voluti e cercati, e questi premi arrivavano anche da momenti di grandi defiance, di grandi momenti bui. Il problema è come reagiamo, come andiamo avanti, chi siamo noi veramente? Siamo quelli che non si tirano veramente indietro, o siamo quelli che all'ostacolo più grande che la vita ci porta? Perché credo che questa situazione sia l'ostacolo veramente a livello lavorativo più forte, ci tiriamo indietro e ci arrendiamo. No, non possiamo permetterlo, non è degno delle nostre vite. Concordo. Non vedo mani, per cui io vado avanti col mio canovaccio, perché c'è una frase con cui volevo confrontarmi con Maurizio, che era questa, no? Che va bene anche tra di noi, tra noi colleghi, tra tutti quelli che siamo qua, tra quelli del gruppo Innoviamo la Finanza con Passione. C'è una frase molto particolare che tu scrivi: a casa mia si sputa sempre fuori il rospo. In realtà anche nei rapporti tra di noi siamo accondiscendenti, cerchiamo di evitarlo, ma invece nel libro tu dici, Velasco a un certo punto ci diceva, è importante tirar fuori il rospo. Ma è una grande verità, perché per un periodo della storia del volley femminile, quando non si vinceva niente, noi eravamo fantasticamente meravigliose, ma nessuno diceva realmente dove vedeva l'errore, gli errori li vedevamo. Quindi c'era una grande omertà, che è uno dei problemi più grossi, secondo me, in questo momento. Non comunicare in maniera costruttiva. Se la palla cade in mezzo a due giocatrici e nessuno la chiama, il problema c'è, perché c'è una mancanza di comunicazione, e il punto finisce all'avversario, al competitor, agli altri. E quindi se non capiamo velocemente che siamo noi e noi abbiamo il dovere di comunicare, di mettere in gioco, di parlare, di sputare questo rospo. Le grandi aziende, le grandi realtà a livello lavorativo sono quelle che comunicano davvero in maniera efficace. Questo non significa che ci debbano essere baruffe e discussioni continue, però qualcosa di costruttivo che cresca giorno dopo giorno. In questo momento bisogna accelerare ancora di più la comunicazione. E sputare il rompo fa crescere il confronto, chiaramente. Sì, ovviamente. E la gestione dell'errore è fondamentale, no? Cioè, se si ha paura di ammettere l'errore, diventa un circolo vizioso bruttissimo che non porta alla crescita, no? Se invece non si ha paura di ammettere che siamo umani e sbagliamo, allora diventa costruttivo, perché non cerchi la scusa per giustificare te stesso, ma cerchi la soluzione per migliorare. Comunque è molto bella anche questa. Abbiamo due domande e quindi facciamo interagire il nostro pubblico. Dai, c'è Carmine per primo. Vai, Carmine. Ti volevo chiedere a Maurizia se intanto è d'accordo sul fatto che il salto di qualità della pallavolo in Italia coincide con l'arrivo di Velasco. E la domanda è proprio questa, cioè in che modo Velasco è riuscito a interagire con le atlete e gli atleti in modo tale da far deflagrare questo potenziale, finalizzandolo poi con risultati importanti. Cosa è scattato? Che cosa ha fatto scattare? In che modo si è interfacciato affinché voi poteste fare questo salto di qualità? Credo sia. Io parlo per la generazione al femminile, perché certo, la maschile era quella dei fenomeni che non sbagliavano mai, e quindi lui ha fatto un percorso straordinario insieme a loro. Con noi ha utilizzato gli stessi strumenti, ma la differenza l'ha fatta nel metterci di fronte a un muro, no? Lui ci ha detto proprio: volete continuare così, cioè lavorare meravigliosamente
nelle vostre individualità, senza vedere i vostri limiti, senza vedere i vostri errori, pensando di essere le migliori d'Italia, perché effettivamente in Italia la nazionale sono le migliori, no? Vengono selezionate le migliori giocatrici e quindi noi eravamo le migliori nei nostri ruoli. Il problema è che non eravamo le migliori nell'interpretare un concetto di squadra. E quindi quello è stata la differenza, far capire quanto importante fosse passare da lì a noi. Quindi il miracolo che pensava di essere fantastico, e non lo era, perché certo, questa è anche la verità, e oltretutto aveva anche questa capacità di non dire alla compagna magari che stava sbagliando, perché come disse una mia compagna, io non dirò mai a lei che ha sbagliato perché un giorno lei potrebbe dire a me che ho sbagliato io. Quindi così non si avanzerà mai. Cioè, potrete allenarvi anche per 10-20 anni, ma continuerete a perdere con le giapponesi che vi arrivano ai fianchi. E questa era una cosa che ci mortificava tantissimo. Ci ha stimolato proprio in maniera forte e con questi occhi da mucca che continuava a dire che ce li vedeva. A me personalmente mi infastidiva, ma era una provocazione sana, una provocazione costruttiva, quindi andavo in allenamento con gli occhi tutti pallati per far vedere che ero svegliissima, pronta e reattiva. Erano i primi segnali di cambiamento, ma da quando è arrivato lui, grazie anche poi al percorso di tanti altri coach, perché non è stato soltanto Giulio Velasco, sono stati anche tutti gli altri allenatori che hanno contribuito a questa mentalità. Non era tanto quanto eravamo forti, ma quanto eravamo in grado di metterci in gioco insieme all'unisono. Quindi lui è riuscito nel miracolo di annullare l'individualità e generare una squadra. E chiedeva di fare la cameriera, Carmine, immagina. Sì, sì. Allora, esatto, nella pallavolo io non posso fermare la palla. Tra l'altro c'è una distinzione da fare tra il gioco della pallavolo e quasi tutti gli altri sport, a parte il basket e il tennis. No, anzi, scusa, il tennis. Cioè che la partita non finisce finché non si mette giù l'ultimo punto, no? E quindi è proprio a obiettivo, finché non si è arrivate a mettere giù l'ultimo punto, non è detta l'ultima parola. Vale anche nel basket, a voglia, fino all'ultimo secondo. Anche no, è diverso perché lì finisce il tempo, no? Il tempo finisce la partita. Invece nella pallavolo, giusto, finché non hai messo giù l'ultimo punto, puoi andare avanti. Hai ragione. Come il tennis. E secondo me allena un'attitudine a non mollare mai, che è diversa dagli altri sport. C'è una domanda di Francesco adesso, Daniele. Francesco, aspetta che mi smuto. Ciao Maurizia, grazie innanzitutto. Francesco. Ti volevo chiedere. Francesco. Ciao Francesco. No. Ciao. Senti, ti volevo chiedere. Allora, partendo dal presupposto che il team è l'entità vincente, cioè nessuno vince da solo, si vince in team sostanzialmente. E credo, dico, a parte il fatto del tennis, vabbè, io sono un giocatore di tennis e dico vinco solo, ci mancherebbe altro. Però nelle squadre, la squadra ha dimostrato, siamo in tutti i campi, che il team vince. Stando in una struttura, per esempio, come quella in un paese come quello italiano, dove ad esempio le piccole e medie imprese, ce ne abbiamo tante, a bizzeffe, però tutte quante hanno il tallone di Achille di essere, come dei forti individualisti, no? Come fossero tanti player, tennisti o sciatori singoli. Quindi ognuno fa lo stile suo. Per competere però con un mondo logicamente sempre più competitivo internazionale bisogna fare squadra, bisognerebbe fare rete, come si dice, rete di impresa.
Secondo te, come vedi è possibile trasferire la cultura di quello che può essere logicamente le cinque persone che giocano a pallavolo, a pallacanestro o che giocano anche a calcio? No, no, più a pallavolo, a pallacanestro credo che a calcio, perché a calcio poi le responsabilità si lasciano un po', sono un po' troppi. Dico, come potrebbe essere possibile trasferire questo spirito, diciamo, del team vincente, il team vince, a delle persone soliste che continuano logicamente a lottare e purtroppo se non c'è questo Velasco o qualcuno che li allena e purtroppo non c'è, come potremmo portarglielo questo senso del team vincente? Ma io credo sicuramente con la formazione nella pallavolo non so se sai, ma quando la palla è in alto, le giocatrici chiamano la palla e dicono mia, che è una parolina di tre parole, diciamo, no? La M, la I, la A. In queste tre parole c'è tutto, no? La responsabilità. E si allena a dire mia, fin dai settori giovanili. E questa è una grande sorta proprio di responsabilità e anche di far capire che io ci sono, no? E quindi di concetto proprio già da ragazzi giovani di necessariamente passare. E quindi questa mentalità non arriva dal giorno alla notte, non arriva solo con lo sport, arriva con la voglia, la volontà di mettersi in gioco. Io ho visto delle aziende dove durante i miei corsi mi sono resa conto di sentire testimonianze dove alcune persone mi dicevano: sono anni che divido diciamo l'ufficio con te, non mi sono mai resa conto che sei una persona ironica, ed è un dramma. Ed è un grande dramma, perché tu per anni sei, condividi un ufficio, uno studio e non sai chi hai di fronte, non sai come condividere con lui anche cose extra. Quindi vuol dire che non c'è la minima conoscenza, spesso e volentieri, di chi abbiamo a fianco. E allora come si può pretendere di fare squadra se realmente non ci conosciamo? Quindi un passo alla volta. Io non dico che da un giorno all'altro si diventa tutta una squadra invincibile. Ricordiamoci sempre che le grandi aziende, i grandi team non sono delle famiglie. Non dobbiamo volerci tutti bene, dobbiamo amarci tutti alla follia. Io con alcune giocatrici non avrei passato neanche un minuto della mia vita fuori dalla palestra, perché non appartenevano al mio modo di essere. Ma questo non toglie il fatto che quando entravo in campo la mia compagna aveva la mia maglia, la maglia che rappresentava l'azienda che aveva creduto in me. E da quel momento il mio dovere era quello di mettermi in gioco anche con lei. Questo non è sempre facile e effettivamente fa la differenza. Non è facile, però in questo momento è vero, non è facile. Però se continuiamo a dire che la colpa è dell'altro, io sono così, rivediamo il video della zuppa di 200 anni, allora non ha senso neanche stare a parlare, no? di come avanzare in maniera più performante. Non so se siete d'accordo con me, però io nasco con questa concezione. Cioè io da sola non riesco a fare nulla. Io, cioè nel senso, non è che non riesco a fare nulla. Riesco a fare, ma sono molto più forte se ho un team che realmente crede nel progetto che stiamo facendo. Perché se no perde acqua la barca e prima o poi si affonda. Guarda, già nel gruppo nostro, quello che ha creato Daniele, questo di Dobbiamo la Finanza con Passione, tutto quello che si cerca di condividere in maniera concreta, oggettiva, serve comunque a tutti e serve proprio a fare in modo che la barca non imbarchi acqua. Questo penso sia fondamentale, anche se fino ad oggi il percorso, la rotta è stata abbastanza semplice, probabilmente da adesso in poi sarà più complicata e sarebbe bello che il gruppo servisse proprio a fare in modo che la barca rimanesse a galla senza perdersi dentro alle paure o ai dubbi, eccetera. Per cui effettivamente è assolutamente vero quello che dici. Del resto, come hai detto prima,
la differenza tra perdenti e vincenti è che i primi cercano alibi e i secondi soluzioni. Quello che si cerca nel gruppo sono le soluzioni, effettivamente. Esatto, l'abbiamo creato apposta, onestamente, proprio per supportare nei momenti di difficoltà le persone e farsi forza tra di noi, insomma. Ma anche nei momenti in cui serve proprio avere uno spunto, come dice lei, devo alzare la palla nella maniera migliore e tante volte nel gruppo trovi la palla giusta, cioè questo è il problema. Alzata nel momento ideale, nel modo ideale, devi solo metterla a terra. Ecco, una domanda mi arriva dalla regia. Come si fa a automotivarsi, a trovare la motivazione dentro se stessi? Come si allena? Io credo che la vita senza un motivo non vale la pena di essere vissuta. Quindi se io chiedo come mi devo automotivare, vuol dire che ho ancora tanto da fare. Allora non so chi mi ha fatto questa domanda, però io spesso e volentieri, quando mi abbinano a motivatrice, io dico che io non sono una motivatrice, perché ognuno di noi deve avere il proprio scopo e la propria motivazione. Io non conosco la motivazione di voi, non vi conosco, però sarebbe un grande fallimento se qualcuno di voi non l'avesse. Certo è vero che le nostre motivazioni spesso e volentieri hanno degli alti e bassi, però noi non dobbiamo mai dimenticare perché noi abbiamo scelto questo percorso e la motivazione per la quale ci ha portato a intraprendere quella strada. E non possiamo essere ingenui nel pensare che quel percorso l'abbiamo fatto pensando che sarebbe stato tutto semplice. È anche vero che nessuno si aspettava una situazione che stiamo vivendo come in questo momento, ma siamo tutti nella stessa barca, chi più, chi meno. L'importante è, ecco, avere chiaro dove vogliamo arrivare. E in questo momento dove vogliamo arrivare è sicuramente molto più lontano, no, di quello che ci immaginavamo. Però chi pensa di non arrivarci vuol dire che non ha la motivazione e allora sta sbagliando strada. Quindi io non mi sono mai automotivata, perché ho sempre creduto nelle cose che volevo fare. Anche l'incontro con voi oggi, io, per me è un crederci, no? Se non avessi creduto in questa ora e mezzo, avrei detto di no. Quindi essere anche responsabili delle nostre scelte. Dico sempre che noi siamo semplicemente le decisioni che prendiamo e quindi dobbiamo essere motivati. Ci sono momenti in cui la motivazione sembra essere persa, ma ricordiamoci di quanto abbiamo lavorato, quanto ci siamo preparati e quanto abbiamo creduto per quel percorso. Non lo dimentichiamo mai. Quando parli di motivazione, mi viene in mente il passaggio in cui tu citi tua nonna, e qui si deve parlare di nonna Mizzi, che per noi è sempre stata semplicemente Oma. La cosa che mi colpiva di più era quel suo spirito indipendente, la capacità di imporre la sua personalità in qualsiasi circostanza, soprattutto in un mondo dominato dagli uomini. Mizzi era curiosa, esattamente come lo sono io, e poi parlavo un numero strabiliante di lingue. Con lei parlavo, ci scambiavamo opinioni e suggerimenti. Secondo me quello che tu hai tratto da tua nonna probabilmente è proprio questa coscienza assoluta di automotivarti, come lo faceva lei del resto. La mia nonna era austriaca, ha vissuto per tanti anni in Svezia, ha sposato mio nonno, incontrato in un parco a Stoccolma perché era scappato dalla guerra e aveva un fucile perché cercava di cacciare diciamo animali per poter in tempo di guerra riuscirsi a sfamare.
e insieme hanno deciso poi di sposare un progetto nel quale hanno creduto per tanti anni, un momento di grande difficoltà, perché l'Italia era, dopo, diciamo, nel dopoguerra, davvero a pezzi, e di partire con grandi motivazioni e grandi energia. Sono state e hanno fatto tanto, hanno costruito, si sono inventati, si sono messi davvero in gioco facendo squadra. Quindi io una grande lei si motivava alzandosi ogni mattina quando metteva giù il piede dal letto. Se posso dire, la motivazione e l'automotivazione viene anche dal sogno o dall'obiettivo a cui credi e a cui vuoi raggiungere, no? Più ci credi e più grosso il sogno, più trovi l'energia dentro di te per alzarti ogni mattina e lottare contro l'avversità per raggiungerlo. Maurizio, mia moglie dice, dalla passione, perché ha seguito il tuo consiglio di oggi, deve venire a vedere l'evento, per cui è arrivata a controllare e ha detto, e secondo me proprio la parola chiave è passione per quello che si fa. Allora, ci sono altre due domande veloci, dai, perché siamo arrivati all'ora e mezza, quindi è giusto chiudere. Giovanni Parise, per cortesia molto veloce, che abbiamo anche un'altra di Maurizio. È la terza volta che mi dici molto veloce, se vuoi lo salto, ma ci tengo. No, vai. Intanto saluti a tutti. Avete citato più volte Velasco, mi interessa un aspetto, visto che siamo animali singoli nel lavoro, ma dentro una struttura organizzata. Ho un collega, un caro amico, che ha fatto 20 anni di basket in Serie A, che conosce diversi tuoi colleghi maschi. Credo che uno sia omonimo proprio di Daniele. E mi hanno detto questa cosa: Velasco è forse il più apprezzato allenatore, ma anche il meno amato dai giocatori. E vengo quindi alla domanda. È necessario, uso l'espressione, ruolo, mansioni e compiti, che se uno deve comunque comandare, tanta confidenza, o non è il fratello e l'amico, deve essere il papà e il papà non è il fratello e l'amico e viceversa. Cioè, ognuno deve stare al suo posto perché i risultati siano più convincenti, per evitare ammucchiate, se la domanda è chiara. Ti rispondo che Giulio c'è stato un momento in cui è vero, tutti i giocatori erano unitissimi contro di lui, perché succede, no? Nella fase di un lungo periodo in cui l'allenatore non lo sopportiamo proprio. Io sto parlando in maniera molto franca. Però la risposta di Giulio è sempre stata straordinaria, perché lui ha sempre detto: io preferisco che siano uniti loro nel loro obiettivo, magari disuniti, e che mi ascoltano alla lettera. Quindi vuol dire che hanno raggiunto talmente tanta consapevolezza delle loro vitalità come team, che è quello che io cercavo. In campo vanno loro, e quindi anche per Giulio era paradossalmente un grande successo, ed è vero, se uno ci pensa è verissimo. Io devo solo dire che quando è arrivato Giulio con noi ha dato veramente una ventata di determinazione, consapevolezza, metodo, ma anche vision, ok? Cioè, non potevamo rimanere anni sempre così, dovevamo dare il passo, e quel passo è lo stesso passo che io diedi quando dovetti fare questa fantastica poesia sulle Pont Neuf, no? E quindi cambiamo completamente lo sguardo, non eravamo più mucche. Che qualcuno era una tigre, qualcuno forse era ancora un agnellino, però poi l'agnellino, se guarda l'occhio della tigre, è più propenso a volere quello della tigre. Quindi ritorniamo al concetto della contaminazione. Ok, Maurizio, l'ultima domanda, poi ci salutiamo. Maurizio Gotti. Maurizio?
Forse è silenziato. No, no, è silenziato, ma allora lo provo a togliere, ma magari... No, libero, ecco. Eccolo qua. Maurizio, buonasera, mi scusi, sarò veloce. Questa analogia bellissima fra il nostro mondo e la pallavolo, in effetti anche le partite non finiscono mai, anche nel baseball non finiscono mai, mi è venuto in mente. Chiedevo questo, c'è un termine, no, centrale, che era quello della squadra che va a rapportarsi con l'individualismo, che è qualcosa che comunque è inevitabile. Però c'è un termine che mi è rimasto un po', diciamo, come una pallotta nella canna, forse una frustrazione mia, escludo i presenti che ho visto tutti diversamente, che è l'umiltà. Io ritengo da anni, e lo frequento da anni, che noi siamo un mondo molto poco umile, adesso probabilmente negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Ma è vero che nella pallavolo serve umiltà. Poco umili. Come? Non ho capito, molto umili o molto poco umili? No, poco, c'è poca umiltà nel nostro mondo, c'è stata. Per dire, cosa che invece nella pallavolo è umiltà, perché tu devi sempre dare la palla a un altro, no? Cioè, prima di buttarla di là, perché poi scavi il termine, devi sempre pensare a un altro, no? Devi passare la palla a un altro, devi sempre pensare. Io adesso, ripeto, non voglio portare all'eccesso, però ho sempre trovato poco umiltà nel nostro mondo, per dire, no? Che questo rende anche difficile, diciamo, la costruzione di una squadra, no? Però escludo tutti i presenti, che conosco più o meno. Però ne conosco tanti. Loro invece sono umili, ok. Ma in realtà non penso che noi siamo molto umili come gruppo, perché visto che ci consideriamo il 58% early adopter e innovatori il 25%, vuol dire che non siamo poi così umili. Beh, vabbè, dai. Io intendevo come altruismo, dai. Che lo... Beh, è chiaro, se non fossimo altruisti non saremmo qua a fare questi virtual meetup. È vero. Ma quindi la domanda cos'è? Non ho capito qual è la domanda. Credo. Ma cosa ne pensava lei del fatto del rapporto? Perché, voglio dire, si è parlato individualismo squadra, però, voglio dire, confligge con la non altruismo o l'individualismo, capisci? Questo che intendevo, insomma. Mi era rimasto questa perplessità. Allora, devo dire che una grande autostima e un forte individualismo ci deve essere, nel senso che io giocavo a pallavolo per giocare bene, è logico, no? Se no ci racconteremo delle barzellette. Ognuno di voi, di noi e di voi vuole raggiungere il massimo per se stesso, e credo che sia qualcosa di straordinario e necessario. Ok, l'umiltà serve per capire che un giorno possiamo essere al top, ma attenzione, con poca umiltà tralasciamo anche dei valori che sono fondamentali, perché domani può arrivare un altro che magari è stato più scaltro e forse anche più umile di noi e ci ha portato via il posto. Quindi io sono per la best performance dell'individualità. Sfido qualsiasi persona che entra in campo in una squadra e pensa soltanto alla gioia della squadra, all'armonia della squadra, e non pensa a fare un sacco di punti e a giocare bene per se stesso. Ognuno di noi deve fare il percorso per essere il migliore del proprio compagno, il migliore dell'avversario. Questo ci deve essere, perché sennò raccontiamo solo delle favole, la squadra, tutto meraviglioso, la collaborazione. Però una forte individualità, una grande anche autostima, una grande voglia di mettersi in gioco e di portare a casa risultati ci deve essere, assolutamente. Però l'umiltà fa parte anche di quel percorso. Un vincente non deve essere per forza un superbo. Un vincente può essere tranquillamente anche un umile, perché con quell'arma dell'umiltà ti fa stare sempre coi piedi per terra e ti fa capire che oggi ho vinto, ma magari domani posso perdere. Esatto. Concordo tantissimo, perché, come hai detto prima, ma l'ha detto anche Michael Jordan, giusto per non farti sentire... Vabbè, sono più i canestri che ho sbagliato l'ultimo
all'ultimo istante che quelli che ho messo dentro. No? Però tu citi Michael Jordan e lei ha fatto colazione però con Carl Lewis, per cui sai, alle Olimpiadi. Questa è la differenza. Io volevo salutarvi tutti, prima che lasciare a Daniele l'ultima parola, sì. Però siccome abbiamo citato mille volte questa benedetta poesia che Maurizio ha dovuto recitare sul palco a Viareggio, secondo me è bellissima. Può servire anche a ciascuno di noi. Io chiaramente non la leggo. Se la vuoi leggere in francese, la leggi tu, Maurizio. Io non sono in grado. Ma la traduzione italiana è fantastica. Perché è proprio bella. Dentro bella. Sur le ponts neufs, je rencontrais l'ancienne image de moi-même qui n'avait de che pour pleurer, de bouche che pour les blasphèmes. Che sul ponte nuovo ho incontrato una vecchia immagine di me stesso, che non aveva occhi che per piangere, una bocca che per dire bestemmie. Io credo che in questo momento la nostra immagine deve essere nuova. Dobbiamo avere il coraggio di ripartire, e siamo già ripartiti, di non stare a guardare quello che avevamo, ma di giocarci tutte le carte che abbiamo in questo momento. Questo è l'auspicio più grande che posso dare. E non lo dico solo da giocatrice, campionessa, ditemi quello che volete, ma dalla semplice oggi madre di due figli con i quali combatto quotidianamente e con un marito col quale faccio squadra in un momento di grande difficoltà. Grazie, Maurizio. Bellissime parole, degne per chiudere... per chiudere degnamente questo Virtual Meetup che a me è piaciuto moltissimo. Giusto le ultime due cose, vi ricordo il gruppo di Telegram sopra la mia testa, che è Innoviamo la Finanza con Passione. Chi non c'è ancora dentro è invitato a iscriversi, a seguirci. La prossima appuntamento è l'11 novembre, parleremo del Plan for Life, finalmente sarà attivo il piano d'accumulo con anche le criptovalute, e quindi sarà un virtual meetup da non perdere. Ringrazio veramente col cuore Maurizia, perché è stato un bellissimo virtual meetup pieno di bei pensieri, concetti che estrapoleremo col tuo permesso in pillole che poi pubblicheremo sui nostri social. Grazie ancora, speriamo di riaverti con noi in futuro. Io spero di vedervi tutti una volta. Esatto. È la mia nuova, nuovo obiettivo, vedervi esatto. Tutti, chissà quando. Io sarò suocera, ho un bimbo che ha 8 anni. No! A parte le battute, spero di avere la possibilità presto, ecco, di potervi vedere... Come si dice in Toscana, di ciccia, ok? Grazie di tutto. Tutti a San Daniele, è arrivato il Giro d'Italia, arriviamo anche tutti noi di sicuro. Non c'è problema. Se mai andiamo da lei, dove abiti? A Viareggio? Dove abiti? No, io sono Carrarina, che ha sposato un livornese, quindi abbiamo il marmo contro lo scoglio, quindi siamo belli duri, confitti, belli determinati, che non aspettano loro che io chiuda, per cucinare, perché fanno casino. Dai, ti abbiamo tenuto troppo. Grazie. Ciao, grazie infinite. Un piacere. Ciao.